Come avete visto appunto nelle varie mie storie social, mi piace molto raccontare le vite dei pazienti, quello che succede dopo gli interventi chirurgici. Quindi, questa è la storia di una ragazza che venne da me nel 2015 per chiedermi di correggere queste orecchie a sventola. Orecchie a sventola che erano più pronunciate a sinistra rispetto a destra dalla fotografia. E facciamo un intervento che si chiama otoplastico. Otoplastica abbiamo già visto, un intervento con incisione dietro la conca, quindi in questa zona qua, correzione della conca e correzione dell'attrice. La paziente ritorna dopo 7 anni ed è un'occasione ghiotta per andare a vedere che cosa è successo dopo questi appunto 7 anni 2022. Saltiamo direttamente, eccoci qua direttamente al controllo. Allora, quello che vedete è che c'è una simmetrizzazione delle orecchie molto molto buona. Adesso andiamo a vedere la ricostruzione dell'antelice. Ok, ricostruzione dell'antelice, si vede che è perfetta, no? Si vedete bene tutta l'angolatura dell'antelice. Andiamo a vedere l'altro antelice, eccolo qua, che è questo, anche questo costruito, ricostruito in maniera perfetta. Adesso facciamo girare la paziente così andiamo a vedere le cicatrici. Allora, cicatrici che sono praticamente da cercare, qua si stacca pochissimo, la cicatrice come vedete sono perfette, niente di particolare sia di qua che di là. Quindi nessuna cicatrice evidente, nessun problema particolare. Facciamo tenere la testa dritta, ok? Come vedete anche qua posteriormente non si vede, tiriamo sui capelli con una mano, tiri i capelli dietro. Ok, testa un po' chinata e vedete che anche qua le orecchie sono ben attaccate. Come tutte le nostre pazienti, chiediamo se è contenta di fare il nostro solito gesto col dito alzato. Voilà! A distanza di 7 anni la paziente è ancora contenta. Un caro saluto a tutti!